di profonda comunicazione, cioè l'arte esprime sempre un messaggio, sia per chi, il grande artista che riesce a colpire, diciamo, ma sia per chi poi riceve questo messaggio, di fronte, un po' come accennava anche Don Adolfo, di fronte a questo volto, vengono fuori tutte queste considerazioni di quello che è l'umanismo, l'umanesimo integrale. Jean Guiton da Baritene, Paolo VI aveva un certo debole nella natura francese, alla bella francese. Comunque, è un umanesimo integrale, l'ha riscoperto. Dopo la crisi antropologica, per cui sembrava che tutto fosse di tutto a materialità, a cose finite, oggi io sto vedendo personalmente, non so se questo è come una ripresa appunto della dimensione umanistica e che cosa è quasi mistero più profondo di umanesimo che quello che si incontra in colui che è diventato un uomo, che è diventato una, che è venuto a rispettare, e che cosa più di questa umanità che il volto dell'uomo, del Dio che si è fatto uomo, un volto che parla, un volto che comunica, un volto che attraverso l'arte riesce a donarci delle sensazioni estremamente belle. Ecco, la Chiesa adesso si sempre più riscopre l'umano perché è il fondamento dell'essere uomini e poi anche dell'essere cristiani, perché non si può essere cristiani senza essere uomini. Saremo come delle scatole vuote. Non si costruisce una fede, non si esprime una fede, se non scopriamo di quella che è veramente l'umanità rispetto i diritti dell'uomo, l'identità dell'uomo. Tutto questo e confluisce in questa poi dimensione totale dell'umano che è l'uomo anche cristiano. Questa rassegna mi ha portato a ricordare una cosa, qui nel nostro consegno qualche anno fa venne portato il crocifisso di Michelangelo. E mi soffiavano all'orecchio, dice guarda che c'è stato un crocifisso di mia madre e sta finendo. Sapete bello averli tutti e due, anche lì Cavaletti, il secondo, è di Michelangelo, non è di Michelangelo, però il ministero l'ha comprato, quindi se l'ha comprato significa che è ok, però come sono questi brusurità. A mettere d'accordo è peggio con i preti, a mettere d'accordo tutti quanti, vabbè, poi non lo facciamo. Bene, ma io che feci? Telefonai al sindaco di Firenze, che allora si chiamava Matteo Renzi. Ma perché dov'era costruito questo secondo crocifisso di Michelangelo? Si trovava in una chiesa, la chiesa del solito, ma anche la mia nave, era di nuovo il paradigma. E si sente, signor sindaco, per quale ci siamo conosciuti quando io stavo a fare il manico. Allora, ti prego, dà l'autorizzazione a far venire questo crocifisso. Soprattutto in vista di quello che può essere una cosa scientifica, cioè uno vedendo i due crocifissi, sì, ma vedremo, non vedremo, ma non è mai possibile che venga a fare tutte queste cose. È un modo anche per far vedere il popolo dei mali, se lo avessi mai detto. È un modo perché ci si fa alla fine della comunque, come vedete, la storia si ripete, però è bello che Napoli concentri in qualche maniera l'attenzione di studiosi, di artisti, di professori, di amanti, ma anche di cristiani, perché avendo qui una cosa è vedere il Cristo letto sui libri,